Prosegue la collaborazione fra la Croce Blu di Gromo e l'Esercito Italiano. Un gruppo di alpini paracadutisti in questi giorni è impegnato sulle piste degli spiazzi. Il servizio è di Andrea Filisetti. Una ventina di militari del 4 Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger di Stanza a Verona da ieri si sta addestrando sulle piste degli spiazzi di Gromo. Non solo, oltre a loro, con la tuta da sci dell'Esercito Italiano, sui candidi pendii nevati della località turistica dell'Alta Valle Seriana, c'è anche un militare dello stesso reggimento, ma impegnato in attività di soccorso piste. Allora, la zona si presta perfettamente per quello che riguarda l'addestramento sciistico e sci alpinistico di quelli che sono i nostri allievi frequentatori dell'iter per il raggiungimento della qualifica Ranger e si presta a livello di compartimentazione, c'è la neve, il posto è ideale e qui stiamo svolgendo appunto un corso avanzato di sci per permettere ai nostri allievi la successiva frequentazione delle fasi avanzate di combattimento, per dargli delle solide basi sciistiche e sci alpinistiche. Quanti giorni vi fermerete qui su queste piste? E siamo qui per tutta la settimana e concluderemo il venerdì e ritorneremo nelle nostre in altre località addestrative dove continueremo con le fasi sci alpinistiche e di corso avanzato di combattimento in ambiente montano. Prima di arrivare qui, questi ragazzi, che percorso hanno affrontato? Hanno affrontato un percorso formativo che della durata di quasi un anno. E adesso si apprestano appunto a svolgere le fasi ambientali, quindi il modulo di combattimento in ambiente montano innevato e non, e un modulo anfibio per poi concludere col raggiungimento della qualifica Ranger. Quanti sono? Attualmente in loco ci sono 14 allievi frequentatori. Arrivano un po' da tutta Italia. Esattamente, arrivano, sono sparsi omogeneamente per tutta l'Italia, insomma. E comunque questa è un'attività non solo utile a voi. Esattamente, nel contempo forniamo anche un supporto alla popolazione locale nell'ottica dell'impiego della forza armata dual use, fornendo nella fattispecie soccorso piste appunto qua nella località sciistica di Roma. È un'iniziativa inedita che da quest'anno, insieme al 4 Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger di Stanza Verona, abbiamo steso una collaborazione che è partita per la verità già la scorsa primavera, quando ci fu un'esercitazione nell'ambito della Protezione Civile a Gromo. Da quella data è nata una collaborazione che ha portato quest'anno ad avere la disponibilità di un alpino paracadutista che ci supporta e ci dà una mano nell'attività del soccorso piste sci agli spiazzi. Mi piace dire, perché così è, che è la prima stazione bergamasca e unica al momento che ha un alpino dalle truppe alpine. È un alpino sciatore che ci dà una mano a fare questo tipo di servizio. A compendio di questo tipo di attività, questa settimana, ma poi ve ne parleranno direttamente i responsabili, i comandanti, c'è un'altra grande collaborazione, praticamente un gruppo di 30-25 militari stanno facendo un corso di perfezionamento sulle attività sciistiche nell'ambito della loro formazione, sempre riferita al 4° Alpini Paracadutisti Ranger.